Paccheri o Strangozzi? Pasta, si parla di pasta. Paccheri. Paccheri, bravo, è uno dei miei preferiti. Mi raccomando, tu fateli subito perché ci vuole un po' per cuocerli. Esatto. Il pacchero è l'ingrediente base per la prova di abilità. Ha vinto Lorenzo, quindi entra prima in dispensa per ben 15 secondi. Via! Tu potresti entrare quando vuoi e se vuoi però stai qui un attimo. Troppo grosso, ho paura. 500 grammi di paccheri, va bene. Pomodori datterini, pomodori ciliegia, pomodoro sammarzano, basilico, olio extravergine d'oliva, un pochino di zucchero, scorza d'arancia, basta. Poi usciamo con polpa di pomodoro, cuori di fave sgusciate, curry, menta, cipolla, aglio, mortazza, passata, stop, stop. Quanta roba, farina di mais, burrata. 11 minuti, via! Allora, l'acqua è calda ma è sciapa! Vai, bravi, mi piace. Li vedo, non lo so, magari mi rimangio quello che dico, però li vedo concentrati, questo ci piace. Allora, caro Lorenzo, dimmi che tipo di piatto hai intenzione di fare. Ma faccio un pacchero fritto, nel senso che prima lo lessiamo e poi lo friggiamo impanato con un ripieno fatto di ricotta di bufala, burrata e basta. Poi facciamo una restrizione di salsa di pomodoro per accompagnare il fritto, una sorta di ketchup veloce, diciamo. Lui parla plurale maestatis come gli chef. Che lavoro fai? Il veterinario. Ah, ecco, dopo dovrei chiederti due o tre cose, ma ne parliamo dopo in privato. Allora, okay. Vedo che hai già buttato il pacchero, giustissimo, sì. Per friggerlo lo scolerai anche al dente, quindi ci puoi stare, sì. Però ricordati di mettere l'olio. Lo friggi Sì. Lo friggi nell'olio d'oliva? Sì. Extravergine? Olio per frittura. Dov'è? Ah, ce l'hai? Sì. Ah, visto, ve lo fa il fenomeno, invece l'aveva preso. Hai visto? Bravi, visto? Avevo visto bene prima. Ok, l'abbiamo capito, quindi un qualcosa di bello grasso. Allora, io dico sempre una romano, cosa, che diciamo. Noi ci teniamo particolarmente agli ingredienti che vi mettiamo a disposizione in dispensa. Sì. Quindi, visto che questo è un latticino fresco, facilmente deperibile, io non vorrei mai che, magari rimanendo quei 2-3 minuti lì in frigorifero, si fosse sciupato un pochino. Indy, per guarda, vengo da voi a farlo, guarda che eri lì che stavi guardando soltanto questa, la burrata, guarda, veramente. Ora ve la faccio arrivare, se ne avanza un pochino. Com'è? Buonissima. Questo se lo fai bene il mio piatto, fritto, burrata, mortazza, no. Guarda la come pasta. Dai. Aspetta un secondo, me la rifai quella faccia lì? Non sono assolutamente d'accordo. Esatto, sei girato così. No. Ce la metterà tutta. Qua invece parliamo di pesce. Che fai, Francesco? Facciamo un pacchero con la polpa. Ma guardate che io non cucino con voi, parliamo pure singolare. Faccio un pacchero con la polpa al pesce San Pietro. Sì. E con delle fave saltate al curry. Sì. Ok, allora mettete su padelline, mettete su tutto, vedo che c'è tutto bene lì. Il pacchero tu ce l'hai fresco, sì. Quindi una cottura un pochino più veloce. Mi raccomando. Io vi darò i tempi, però il pacchero, che è così spesso, la morte sua è se gli fate un po' assorbire il sughetto di cottura, a meno che, in quel caso è fritto, a meno che non ci sia un ragù che non ne ha bisogno, ma se fai un sugo piuttosto liquidino col pesce, magari se gli dai tempo di assorbirtelo, quindi scolatelo bello al dente in padella e finitelo in padella. Allora, dimmi soltanto il procedimento, così lo passiamo anche a casa. Tu usi polpa di pomodoro, sì, quindi bella corposa, tendente all'acidulino. Con l'olio, hai messo aglio, Ho messo olio e aglio. Olio e aglio, ok. Olio e aglio. Fantastico, lo fai ben soffriggere così perde l'acqua e si addensa. Una punta di sale. Pecorino o parmigiano? Pecorino. La menta a finire. Beh, gli ingredienti sono di qua molto, diciamo, un po' classici abbinati. Cioè, classici che io adoro, questa cucina un po' leggera, i cuori di fave danno la parte vegetale. Questi, tra l'altro, anche se li volete usare fuori stagione, li comprate tranquillamente surgelati, surgelando i cuori di fave, quando si decongelano basta spremerli che esce la parte interna che non ha la parte amara, e quindi sono molto comodi per cucinare in questo modo. Torno di qua per capire il procedimento e poi vado a dare la mia ricetta. Allora, la mortadella la facciamo cuocere leggermente per tirargli fuori la parte grassa e sapida. Ok, il pacchero è in cottura per poi dopo essere fritto ed essere farcito con una crema fatta con ricotta, sembra di bufala? Sì.
La ricotta di bufala si vede subito perché è più lucida, più grassa, si vede alla vista. E la burrata è insieme o sopra? La burrata è insieme, dentro. Senti, fate una cosa, oggi cambiamo regola, fate il piatto per quattro, così si sa mai che io volessi... Ah, ma lo friggi panandolo? Sì. Ok, grazie. Alla romana, diciamo. Ti lascio lavorare perché hai un sacco di cose da fare. Sì. La mortadella va dentro l'impasto, io vado a fare il mio pacchero e i tre pomodori, che ci hanno provato in tanti a rifarlo uguale, devo dirlo. Allora, è una ricetta di una semplicità estrema, ma se fatta con amore viene stupenda. Allora, si accende il forno. Prima ad alta temperatura si prendono i pomodorini ciliegia, si staccano dal grappolo, si lasciano interi e si condiscono con un pizzico di sale, un pizzico di zucchero, un goccio d'olio e la buccia d'arancia pelata, quindi soltanto la parte arancione. Si mettono su una teglia con carta forno, due foglie di basilico e si vanno a cuocere ad altissima temperatura, 200 gradi circa. L'arancia tende a bruciarsi e dà questo sapore, diciamo, agrumato ma tendente all'affumicato quasi, al bruciacchiato, sta molto bene col pomodoro. Il pomodoro si caramella esternamente, si rompe la buccia e butta fuori l'acqua di vegetazione. Quindi noi, prendendo soltanto i pomodori e passandoli a un passaverdure o, se non avete problemi di semi e buccia, a un mixer, si ottiene una crema densissima di pomodoro senza aver fatto soffritti, ma molto carica di sapidità e molto dolciastra. Con quella si va a condire il pacchero come se fosse un pesto, quindi scolato a giusta cottura e condito in una bacinella. Il San Marzano nel frattempo, durante la cottura, si va a fare a dadini, meglio se senza semi e senza buccia esterna, come se fosse per una bruschetta, quindi olio, sale, pepe e un po' di basilico spezzettato. Il datterino, quando si tolgono i ciliegini e si vanno a passare, lo mettete in forno tagliato in due con il taglio verso l'alto e lo fate appassire un po' che diventi un po' ciccoso, è un incrocio fra un arrosto e un confit. In pratica, dopo 20-25 minuti totali di cottura, serve per questa preparazione, condirete il pacchero con questa crema arrosto di pomodoro ciliegino, con all'interno i datterini che rimangono belli compatti, e solo alla fine mettete un cucchiaio della parte fresca, quindi il San Marzano crudo. Pazzesco! Ah. Da giugno a settembre si fa, non di più. Altrimenti usiamo le passate, che ci permettono di utilizzare i pomodori anche durante tutta la stagione. Allora, parto da Valentina. Il tema non era il pomodoro, bensì il pacchero. Come ti piace il pacchero? Allora, o lo fai normale con un ragù di chianina, quindi proprio... Normale, perché per me è normale, perché sennò poi a volte sai che io carico abbastanza. O sennò paccheri alla norma, con la grattata finale di ricotta. Di cacio e ricotta. Tiziana, un pacchero... Guarda, a me piace molto farli ripieni di baccalà mantecato e serviti tipo finger oppure 2-3, insomma, in piedi, con un centrifugato di sedano, lemongrass e zenzero. Quindi che pulisca la bocca, sì, dal baccalà. E un po' di germoglietti, diventa una cosa carina, facile da fare. Michele ti guarda perché l'ha fatto proprio ieri sera sto piatto, no? Sì, perché mia moglie mi ha detto: che cosa vuoi, il pacchero con lemongrass oppure vuoi... la matriciana. E io ho detto: senti, il lemongrass lo mangiamo tutti i giorni, fammela la matriciana, fammela così. E abbiamo mangiato una matriciana. Lo convertirò prima o poi. Sì, lo sì, sì, ma non ti preoccupare, perché il pacchero comunque è il pacchero col lo dirò per la fine della puntata, col colore rosso. No, col ragù è morte sua. È proprio, cioè, lo vedi. E io però sul fresco, sul pomodoro fresco, insomma, mi piace l'idea questa. E prima mi sono girato per ascoltarti, tre pomodori. Tre pomodori. Poi Tiziana ha detto di servirli magari farciti, in questo caso... Lorenzo li sta per fare fritti, io li faccio spesso, proprio qualche giorno fa ho dato una ricetta, perché si prestano molto bene a metterli in piedi, anche a farcirli col sac à poche. Tu hai detto norma, io faccio un piatto, faccio spessissimo, mettendo le melanzane saltate con la ricotta, il formaggio dentro e poi il pomodoro sopra, col basilico, le inforni. Sono comode quando hai tempo prima e vuoi stare seduto a cena con i tuoi ospiti, in modo da metterli in forno, sono spettacolari. Comunque, abbiamo dato un bel po' di ricette ai nostri amici a casa, vediamo a che punto siamo. Allora, qui stiamo impanando, di là stiamo saltando, molto molto bene. Ti vedo preparati. Eh? Sì, ti vedo preparati, mi piace l'idea di poter mangiare. Te lo dico, qualcosa. Se i piatti sono preparati tra un minuto e 20 secondi, perché effettivamente le ricette non sono semplicissime, perché Lorenzo ha oltretutto che cuocere un pacchero che è lungo, preparato un ripieno e sta friggendo, però ci dovrebbe essere quasi. La burrata la metti sopra, non mi ricordo cosa mi hai detto. La burrata l'ho messa dentro. L'hai messa dentro, quindi guarda, Valentina sta svenendo.
Batte i piedi che ha de... Che scarpe hai, Valentina? Non sono scherzo, sono antinfortunistiche. È più alta di te, guarda. È più alta di te. Cioè largano la mattina per dare corde. Se mi alzo sono altissimo. Mentre Francesco, anche lui a buon punto, sta saltando il pacchero, ha fatto esattamente quello che stavo dicendo alla fine. Vi posso dire una cosa? Grazie. Grazie, bravi, grazie che ascoltate, fate, bravi, bravi, bravi. Adesso però vi faccio i complimenti, ma mi voglio distrarre, conto fino a 30 perché mi serviranno i piatti. In questo caso la presentazione non conta un granché, nonostante però un piatto magari fritto e farcito, anche se presentato bene, è meglio, perché sai, la pasta saltata io non sono per decorarla troppo, perché la pasta secondo me ha 3 minuti dove è perfetta, poi comincia a perdere, mentre... E quindi non odio le presentazioni dei primi. 3, 2, 1, stop! Hai messo il sale? A parte ce n'è di roba salata dentro. La salsa di pomodoro, sul piatto, la salsa di pomodoro cos'ha dentro che mi sono perso? Solo ristretta? Sì. Fantastico, fantastico, ci piace, hai usato la passata.